Siamo con il mister del Sassalese. Mister, oggi che partita è stata secondo lei? È una partita per noi abbastanza difficile, visto che dopo 5 minuti eravamo già sotto 2 gol. Non è stato facile recuperarli. Ci siamo riusciti, abbiamo giocato un po' meglio, però poi alla fine una disattenzione l'ennesima ci ha castigati. La sua squadra è un'ottima squadra, mister. Si è visto dopo il 2-0 che ha reagito abbastanza bene. Sì, no, noi siamo un buon organico e che in questo periodo della stagione abbiamo parecchie defezioni, quindi stiamo affrontando un po' di difficoltà, soprattutto a livello numerico, quindi le scelte sono obbligate e di conseguenza poi i risultati sono quelli che sono. Infatti nelle ultime settimane abbiamo perso un bel po' di punti e la cosa dispiace. Siamo col giocatore Francesco Ranieri del Gasperina. Francesco, gol partita. Oggi la squadra ha dimostrato che è all'altezza di tirarsi su, vero? Sì, finalmente sono arrivati questi 3 punti dopo 2 belle prestazioni cui non abbiamo raccolto niente, praticamente 0 punti. E ci voleva, perché continuiamo a seminare, ma non raccogliamo. Però l'importante è crederci sempre, allenarsi bene e lottare tutte le domeniche. E alla lunga usciremo. Diciamo, nel Gasperina i primi 10 minuti già 2-0. Poi il Gasperino ha abbassato la guardia, qualcosa è successo? Sì, siamo entrati concentrati, il 2-0, come hai detto, in 15 minuti ci ha fatto un po' perdere la testa. Grande Ceci! Ci siamo deconcentrati e abbiamo subito nettamente poi nel primo tempo, addirittura finendo in parità se non sbaglio. E poi nel secondo tempo è stata una partita dove potevamo chiuderla noi e loro, ci abbiamo creduto di più e finalmente è arrivato questo gol vittoria. Grazie Francesco Ranieri. Grazie a voi. Da Gasperini è tutto, a voi studio.